Giuseppe Ussia, sindaco di Guardavalle, e Giovanni Montepaone. Riflessioni sulla terza giornata ecologica qui ad Elce. Ma cosa dire, siamo veramente contenti. Quello che abbiamo fatto in queste tre settimane su tutto il territorio di Guardavalle sicuramente gratifica un po' tutti, la nostra comunità, gratifica tutti questi ragazzi che hanno voluto dimostrare l'attaccamento al proprio territorio, alla propria comunità, perché questo lavoro, se doveva essere fatto dall'amministrazione comunale, penso che ancora eravamo molto indietro, perché non avevamo tutta questa forza fisica e tutto questo entusiasmo che si è creato appunto grazie anche a Giovanni Montepaone e questi due ragazzotti che abbiamo anche dietro, due dei tanti, insomma. Giovanni Montepaone lo conosciamo, non peraltro è stato anche scelto come primo cittadino di Guardavalle, quindi è una cosa veramente bellissima che gratifica noi, ma gratifica nello stesso tempo anche Giovanni, perché lo conosciamo tutti, una grande persona che vive nel sociale, che mangia di sociale, e quindi quando mi ha proposto questa possibilità di fare queste giornate ecologiche, sicuramente noi ci siamo subito attivati e abbiamo preso proprio a balzo questa grande iniziativa, e quindi oggi chiudiamo questo trio, queste tre bellissime giornate dove siamo riusciti a coinvolgere tantissima gente. Io voglio ringraziarli tutti perché abbiamo dato un segno tangibile. Guardavalle è ripartito con l'entusiasmo giusto, e di questo sono veramente molto felice. E molto soddisfatto, siamo veramente contenti di questa grande iniziativa, una grande iniziativa di solidarietà e di partecipazione. È veramente bello, noi abbiamo notato in questi giorni l'entusiasmo e l'amore per questo paese. Il nostro motto è stato e sarà tutti protagonisti, nessuno escluso. È vera questa cosa, in questi giorni abbiamo visto questo, nessuno è protagonista, né io né Paolo, che siamo stati insomma diciamo promotori, tutti veramente siamo stati diciamo tutti uguali. Poi il tema anche di questa iniziativa, che è stata Guardavalle di tutti, l'indifferenza no, ed è vero, abbiamo visto che tante persone non sono appunto indifferenti. Pensate che la seconda giornata a Guardavalle Superiore c'erano 200 persone, qui in montagna lo stesso. Grande partecipazione di tutte le fasce sociali, bambini, gente grande, ragazzi, quindi chiudiamo in positivo. È il nostro impegno a proporre altre iniziative, quindi l'invito, come l'abbiamo fatto già all'amministrazione comunale, lo faremo anche per altre iniziative. Spero che questo entusiasmo veramente possa vivere ancora nel tempo, in questi anni. Io sono sicuro, cioè gli dico che questo entusiasmo va curato come un bonsai. Il bonsai va, appunto, perché come un bonsai? Perché il bonsai ha bisogno di cure giornaliere, e quindi questo entusiasmo noi lo dobbiamo curare giornalmente. Dopo queste tre giornate ecologiche l'amministrazione proporrà altre iniziative durante l'estate, naturalmente. Ma l'amministrazione comunale è portavoce di questo entusiasmo, e quindi abbiamo già fatto l'altra sera nella sala consigliare una riunione con tutte le associazioni, e se devo essere sincero, l'ho già detto anche ieri sera nel direttivo di partito, ho visto un grandissimo entusiasmo e tantissima partecipazione, tanta gente, tanti gruppi sono stati presenti a questa iniziativa, tante le iniziative che si vuole realizzare per quest'estate, e noi abbiamo sicuramente, ci siamo messi a disposizione, quindi benvengono tutte le iniziative, e soprattutto, come diceva Giovanni, l'entusiasmo secondo me Giovanni è ritornato, vedo una comunità disposta a collaborare, una comunità attenta anche alle esigenze del territorio, quindi sicuramente sono obiettivi che vanno prefissati, vanno portati avanti nel tempo, e soprattutto che ci sia questo
rapporto di collaborazione tra amministrazioni e associazioni, soprattutto di tutte quelle persone di buona volontà come lo sei tu, per poter realizzare tante altre cose. Noi siamo disponibili, il territorio è nostro, la comunità è nostra, se entriamo nel discorso di amare la nostra comunità come tanti motti abbiamo utilizzato in questi periodi, allora sicuramente potremmo veramente realizzare un cambiamento totale che parte proprio dall'ambiente come abbiamo iniziato, ma le iniziative saranno tante soprattutto nelle prossime estate e quindi benvengono soprattutto per noi, per i nostri turisti che arriveranno, per la nostra comunità e soprattutto per quella voglia di essere protagonisti in positivo per tutti noi. Io ho notato un'altra cosa, Sindaco, ho notato quel giorno proprio durante la riunione, e questo è stato molto bello, che i gruppi appunto delle varie associazioni non hanno chiesto una lira per fare, diciamo un euro, per fare un'iniziativa, cioè hanno proposto e insieme anche io ho proposto e abbiamo detto facciamo questa iniziativa e basta, e non chiediamo niente al comune. Perché oggi purtroppo la crisi economica è di tutti. E allora il problema si deve risolvere così, con la collaborazione, con lo spirito appunto di essere uniti e di fare il bene comune e il bene appunto per il nostro paese. Noi siamo stati spinti veramente solo da questo, per l'amore di questo paese. Non vogliamo essere protagonisti, non vogliamo la medaglia, non vogliamo niente. Ci sentiamo solo soddisfatti di aver fatto una cosa per il nostro paese. L'abbiamo fatta adesso, bene. Sono uscite bellissime e quindi noi continuiamo con questa linea della collaborazione, dello spirito di essere uniti. Quindi caso, l'abbiamo fatta adesso, bene, sono uscite bellissime e quindi noi continuiamo con questa linea della collaborazione, dello spirito di essere uniti. Quindi veramente adesso possiamo dire alla fine viva Guardavalle, perché abbiamo visto che tutti quanti uniti veramente si possono fare tante cose. Quindi l'estate, aspettiamo l'estate e sicuramente affronteremo quest'estate con questo spirito. Io sono convinto. E soprattutto Giovanni, il lavoro con l'entusiasmo, con la gioia che abbiamo distribuito in queste tre giornate, poi alla fine sarà pagato, non a livello economico, con una serata nell'estate dove tutto il lavoro che avete fatto voi, Guardavalle Online, vi voglio ringraziare pubblicamente, ma anche tutte le persone che hanno fotografato, hanno fatto dei filmati di queste tre bellissime giornate, li metteremo tutti insieme e organizzeremo una serata a Guardavalle dove possiamo in modo rilassato rivederci e anche commentare che siamo stati veramente dei pazzi a fare quello che abbiamo fatto noi, però è una cosa veramente molto bella. Utilizzo questi aggettivi ma solo come a mo' di battuta, perché veramente non ci sono parole per quello che si è fatto e soprattutto anche per la voglia, lo spirito di iniziative che è arrivato da parte di tutti. Siamo ripetitivi, però non ho mai visto tanta gente, al di là poi anche del colore politico che a noi non ce ne frega proprio niente, tanta gente che si è messa a disposizione e che ha anche cacciato soldi, euro di tasca propria, dico, per comprare la benzina, per cucinare, per portare birre. Poi abbiamo avuto anche quella grande solidarietà da parte dei gestori, insomma, chi portava la granita, chi portava il caffè, chi ha offerto le patatine, insomma veramente siamo riusciti a coinvolgere tutti, dico tutti, i cittadini di Guardavalle, e questo ne fa merito a me come primo cittadino, perché ho avuto tutta questa vicinanza, a tutte le associazioni, ma soprattutto il grande lavoro, perché bisogna dare merito a Giovanni Montepone, perché se non partiva da lui e anche da Paolo Squillacioti queste iniziative, sicuramente non riuscivamo a coinvolgere tutta questa gente. Quindi grazie Giovanni, grazie a voi Guardavalle Online per quello che avete fatto e speriamo di poter continuare con questo entusiasmo. Chiudo anch'io salutandovi e invitandovi alle prossime iniziative. Felici proprio, ecco, di adesso, di stare insieme e di goderci questo, dopo questo duro lavoro, di condividere questo momento conviviale e di stare insieme. Quindi grazie a tutti e non siamo noi i protagonisti, sono stati tutti, ripeto, tutti bravi e continueremo con questo spirito. Grazie. Grazie Giovanni. Grazie.
prima di fare, diciamo che poi sarà una cosa molto simpatica, questa qui è una cosa che insomma vogliamo ricordare queste giornate con un attestato, con un po' insomma di sorrisi, e questi attestati di partecipazione, di merito per tutti, eccetera. Però mi preme fare una piccola introduzione. Allora, tanti anni fa, quando io ero all'età insomma di 11 anni, io sono uno scout, dovete sapere, e quando uno fa la promessa di scout, ovvero il nostro giuramento, una volta scout si dice sempre scout, fino alla morte. E allora proprio in qua, in questo bosco, io ho fatto la promessa, e la nostra promessa dice questo, dice: con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scout. Noi abbiamo 10 leggi scout, ve ne dico solo due. Ce n'è la terza che dice: si rendono utili e aiutano gli altri. Che sbagliato? Solo due, perché sì, perché quello che mi, diciamo che interessa di più, che interessa di più. Ci sono 10 leggi, però quelle che insomma, per capire come siamo fatti noi scout, c'è la terza legge che dice: si rendono utili e aiutano gli altri, e la sesta: amano e rispettano la natura. Okay? Allora io voglio dire che in questo viaggio che abbiamo fatto, è stato un viaggio bellissimo, e Paolo Squillacioti è stato un buon compagno di viaggio, però come ho detto prima secondo me siamo stati tutti buon compagni di viaggio, tutti protagonisti, nessuno escluso, e l'entusiasmo che dicevo prima, che abbiamo fatto un'intervista con Pino, il sindaco, l'entusiasmo deve essere curato come un bonsai. Il bonsai ha bisogno sempre di cure giornaliere, e questo entusiasmo va curato, perché se no muore. E mi preme di dire che il bene comune non è né di destra e né di sinistra. Bravo. E le giornate ecologiche... noi l'avevamo, si facevano e così via, però la giornata ecologica, ripeto, l'ecologia non è né di destra né di sinistra, è di tutto. E quindi questa, allora, ho finito di fare l'introduzione seria, adesso allora non c'era, il termine giusto era tutti, cioè tutti i protagonisti, nessuno escluso, perché veramente qua non ci sono stati né vincitori né tutti uguali. E la cosa bella che dicevo prima a Pino di questi giorni è che noi abbiamo visto l'unione dettata solo dall'amore per questo paese. E allora ben vengono queste cose, a mio avviso, indipendentemente da chi li propone, non c'è, basta che si fanno. E io penso che siamo sulla buona strada, perché abbiamo visto unito, come ha detto giustamente Nicola, Guardavalle Marina, Guardavalle Superiore e anche la montagna. Okay. Ho pensato di fare questo attestato, che innanzitutto porta la coccinella come una buona fortuna a tutti quanti. Poi la coccinella rappresenta la natura, e ad ognuno poi c'è questo piccolo omaggio che dovete mettere nella cornice, la mettete nella cornice come volete. E io ho scritto, mi sono permesso solo di scrivere: attestato di partecipazione e di merito conferito a, scrivete il vostro nome, poi sempre la coccinella dove scriveremo il nostro nome. Li ho stampati, io non ho fatto che te ne vado. Recita, conferito a tipo Agazzo Calcarà, per la totale abnegazione e l'impegno dimostrato nelle giornate ecologiche del volontariato Guardavalle di tutti, l'indifferenza no, svolto a Guardavalle il 9, 16 e 30 giugno 2013, Elce della Vecchia 30 giugno. Ora vi invito, ce ne stanno 120, essendo che ci sono altre persone che oggi non sono venute, io penso iniziamo con una famiglia, e poi glielo diamo anche alle persone che non, che oggi non sono potute venire, ok? E questo qui
po' il buonsenso e il buonsenso. Adesso abbiamo pensato come comitato fare anche qualche piccolo omaggio, diciamo particolare, cioè un piccolo omaggio da, diciamo, anche da ricordare persone che sono distinte, non lo so, eccetera eccetera. Iniziamo dal sindaco, no? È giusto, no? Iniziamo dal sindaco, l'attestato del sindaco, venga ritira il premio fino sia. Bene, capito. Allora, l'attestato recita, c'è di sopra le giornate, attestato di eccellenza al merito. Questa attestata è rilasciata al sindaco di Guardavalle Pino Ussia per l'impegno preso in programma elettorale in merito a iniziativa a tutela dell'ambiente. Questo è troppo serio. Te lo metti lì nel tuo ufficio. Allora ne approfitto solo per ringraziare, vabbè, Giovanni, Paolo, ma un po' tutti, perché quello che si è fatto in questi tre giorni veramente da fare un libro e rimarrà nella storia, perché non si era mai visto una partecipazione così massiccia, come ha detto Giovanni, al di là di destra, sinistra, centro, quello che vogliamo aggiungere. Guardavalle è nostro, è di tutti noi, la natura va rispettata, soprattutto la nostra comunità va rispettata. Con questo atto spontaneo e soprattutto veramente di cuore, che dire, grazie a tutti, l'impegno mi auguro che continuerà, perché l'entusiasmo deve rimanere. Quando c'è l'entusiasmo da parte di tutti, una comunità sicuramente crescerà. Noi come amministratori che siamo tutti qua presenti, ci auguriamo questo. Intanto vi comunichiamo pure che stiamo per predisporre il programma estivo. Sarà un programma estivo a mo' di volontariato, perché abbiamo fatto delle riunioni e devo ringraziare a tutti, c'eravamo tantissima gente. Nessuno si è permesso di chiedere contributo, ma hanno messo tutti quanti la grande disponibilità per disputare, per trascorrere un'estate serena, tranquilla e soprattutto gioiosa come questa giornata di oggi. Ne faremo tantissime, naturalmente avremo bisogno di tutti. No, che ne faremo tantissime. Diverse persone tipo Pino, tipo Ito l'hanno chiesto lavoro. Abbiamo voglio vedere le persone che sono venute sotto il palco a chiederti il lavoro. Allora, siccome ci hanno chiesto lavoro, già si sono messi a disposizione per il montaggio e smontaggio del palco. Tutti, bravo Pino. Allora io mi sono permesso, ho chiamato Paolo e gli ho detto: Paolo, voglio fare io queste cose, perché dovevo fare un omaggio mio personale, che ognuno ha messo qualche cosa, ed io mi sono permesso di fare io tutte queste cose. Ma che non, come in ogni cosa, qualche, in tutti gli eventi qualcuno fa una piccola gaffa sempre, no? E siamo abituati appunto al tapiro, e anche qui c'è il tapiro d'oro, c'è il tapiro d'oro che ritira il tapiro d'oro, innanzitutto direttamente Valerio, direttamente, guardate, firmato con il pennarello Valerio a Lucio Valente. Lui, per due motivi.
capiremo poi. Terzo tappeto, tre motivi ci sono. Oggi perché non è venuto, poi perché lui voleva fare il professionista, dice io come faccio io le siepi non le fa nessuno, io da serra e si taglia la coscia. E non ha detto niente a nessuno. Poi tramite delle indagini accurate che abbiamo fatto, abbiamo scoperto che il mamma c'è protegore. E allora è stato temerato perché si tagliava e poi perché su internet lo stanno proprio. Poi è una cosa. E non sa difendersi, lo stanno chi è Dallas. Forza, forza, Dolce Gabbana. Allora, ritira il premio la sorella Isidora. Con bacio. Allora, lui non c'è, ma c'è un... però c'è. No, non è lui. No, no, no. Però lo dobbiamo dire. Allora, abbiamo fatto un attestato di buon comportamento. Allora, è vero, tutti quanti siamo stati bravi, però secondo me c'è stato uno che si è distinto e allora abbiamo dato questo attestato. Primo posto, attestato di buon comportamento, conferito a Enzo Menniti, l'unico ad aver rispettato diligentemente il regolamento, indossando con cura il giubbino Catari Frangenta. Le giornate ecologiche del volontariato Guarda Valle di tutte le differenze patapà. E c'è della vecchia il comitato e abbiamo, se notate nel disegno, c'è il primo posto e gli ho aggiunto il giubbino. Il giubbino piccolino, c'è. Ok? E questo qui glielo dobbiamo dare ad Enzino, chi lo vedo pure. Il nipote, c'è il nipote, premiamo ritira il premio il nipote. Chi è? Il cugino. Dove? Sì, Menniti. Ritira il premio Menniti Sgrinch. Ognuno sapere che cose sono. Se sacca giù, se come c'è? Come c'è un po', c'è un po'. Ora che non ce l'avamo più, ragazzi. Allora, ultimo. Allora, portiamo pure noi i pasticcini. Giovanni, quando cazzo la bicicletta, gli venuto a Maracasello per. Avevamo un tapperamo pure di? No, levamo due pasticcini. Di solito ne ha portato. Tu andavamo a mangiare che sei malato. Tu sei malato e non andavo a mangiare. È malato, se c'è. Allora, visto e considerato che in poche parole qualcuno ha insistito, avevamo già montato la montagna, già non ti scordare, vedi che avevamo già montato perché la montagna è importante, Paolo non ti scordare, perché la montagna avevamo già montato la montagna, insomma, avevamo già montato la montagna, e allora mo, chi ha detto questo deve assumersi delle responsabilità, e non solo fisiche ma anche diciamo istituzionali. Quindi abbiamo conferito il sindaco della montagna, signore e signori, innanzitutto ci sono tutti questi disegni qua, tutte le regioni d'Italia hanno detto di sì, attestato di sindaco della montagna conferito al signor Nicola Lorenzi. Mi raccomando, già non ti scordare un modici. Aspetta! Allora zio, mi sono dimenticato la faccia giusta. Ti dico una cosa, cari modici. Quando voci autografi a Sidney, dici mi torna la maglia che è la mia. Come faccio autografi la maglia mia? Allora.
Sì, come si mette? Un grosso applauso al nuovo sindaco! Due parole, il sindaco deve... Il sindaco... Gira, zio, fuori. Bravo! Per favore! Cile! Cerchiamo di difendere... Per questo siamo venuti, noi vogliamo aiutare, insomma, no? Mi pigliaste il contropiede, non so che cosa dire. È emozionato il sindaco, Viva l'Italia, viva Guardavalle! Viva l'Italia di Guardavalle! Sindaco, però ecco, noi abbiamo fatto di tutto affinché un premio rimanesse nella famiglia. Paolo, dov'è Paolo? Allora, abbiamo fatto questo un po' di cose. Poi zio, aspetta, zio, ti porti pure questo. Ancora la sprecata. Zio, quando arriverai a casa stasera avrai le porte aperte, sindaco. Anzi Luciano dice mancava solo sta cosa. Vabbè, allora è finito il comizio. Grazie a tutti. In questi giorni il sindaco offre a tutti.